Si danno il 5 al termine del vertice notturno, segno della ritrovata intesa Di Maio e Salvini, saldano la tregua per il rilancio, ma resta il nodo su come affrontare il problema Europa. Le preoccupazioni del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro dell'Economia Tria vengono evidenziate nella nota di Palazzo Chigi. Si deve trovare una strategia per evitare la procedura di infrazione, anche se per Conte il vertice è andato bene. Ma Salvini e Di Maio sembrano muoversi su altre posizioni e non soltanto nella difesa dei minibot, criticati da più parti e visti come l'anticamera per uscire dall'euro e non come strumento per pagare i debiti della pubblica amministrazione. Per il leader del Carroccio ci vuole un atteggiamento più duro con Bruxelles e boccia l'asse Conte-Tria-Moavero. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri del pomeriggio dovrebbe esserci un altro tema caro alla Lega, il decreto sicurezza bis, mentre i 5 Stelle insistono per il salario minimo e Di Maio annuncia in un'intervista a RTL il taglio di 15 milioni di incentivi alla Whirlpool per non aver rispettato i patti. Per le opposizioni, dal Partito Democratico a Forza Italia, la situazione economica è al capolinea e le decisioni prese faranno aumentare il debito pubblico.